Ciao a tutti. Gli individui, le entità ed i sistemi, predatori, vampirici e narcisisti, ovvero che si basano sul dominio ed il controllo e sulla predazione attraverso la paura, hanno effetto solamente ed esclusivamente sul mondo della forma, ovvero non hanno alcun potere sulla tua connessione, sulla nostra connessione divina, la nostra connessione più alta, più profonda, col tutt'uno, con la fonte di ogni cosa, con il divino, con l'origine di tutto, col nulla, col buco nero, chiamatelo come volete, insomma. Quella connessione è intoccabile, inalterabile, incorrompibile, indelebile da qualsiasi sistema. Per questo ogni sistema, ogni entità, ogni individuo predatorio deve assolutamente farci dimenticare questa connessione. Ripeto, ogni sistema predatorio, narcisistico, vampirico, non ha nessun potere, non ha alcun potere di toccare in alcun modo la nostra connessione col tutt'uno, la nostra connessione divina. E quindi l'unico modo con cui questi sistemi possono avere potere è facendoci dimenticare questa connessione divina. Senza questa dimenticanza siamo intoccabili. Senza questa disconnessione non hanno alcun potere. I sistemi predatori, narcisistici, vampirici, essendo loro stessi disconnessi dal tutt'uno, dalla fonte, ed è questo che li rende tali, possono solo agire nel mondo della forma. Ma cos'è la forma? Ovvero quello che chiamiamo il mondo materiale, il mondo fisico, che però include non solo la materia, ma anche l'emozione e il pensiero. Anche l'emozione e il pensiero sono forme. Quindi queste entità hanno potere esclusivamente sul mondo della forma, ovvero sul pensiero, sull'emozione, sul mondo fisico. Non hanno nessun potere sulla nostra connessione divina. Cos'è il mondo della forma? Il mondo fisico, la manifestazione fisica, fatta di materia, emozioni, pensieri. Che cos'è questo mondo? Per chi conosce veramente i principi di questo universo, sa che questo mondo fisico è una manifestazione, è una creazione della fonte di ogni cosa, quella che alcuni chiamano Dio, da non confondere con il finto Dio, dittatore, tiranno, descritto in certi testi religiosi, ma il vero Dio, ovvero la fonte di ogni cosa, che è la creatrice, il ventre, il buco nero da cui ogni cosa ha origine. Di nuovo, per utilizzare termini esoterici o metafisici, è lo yang, creato dallo yin, la manifestazione visibile, la definizione, la concretizzazione, la realizzazione, la scelta, il collassamento della funzione quantistica, del potenziale infinito di ogni cosa. Chi è connesso alla fonte
Ah, quindi è quindi un frammento di questa fonte, di questo tutt'uno universale, e quindi ha la stessa capacità di creazione. Quindi la nostra connessione divina è ciò che ci permette di manifestare la realtà, è ciò che ci permette di manifestare la forma. Ma qui viene il bello o il brutto, se vogliamo. Quando ci dimentichiamo della nostra connessione divina, quando ci dimentichiamo della nostra connessione col tutt'uno, con l'origine, col potenziale infinito che si manifesta nella forma, quando quindi ci dimentichiamo di essere i creatori della forma, della realtà fisica intorno a noi, a questo punto entriamo in un gioco a scacchiera, entriamo in un gioco limitante dove predatori, narcisisti e vampiri hanno la meglio, hanno gli strumenti per vincere. È soltanto quindi facendoci dimenticare questa nostra connessione divina. Facendoci, è soltanto disconnettendoci da questa connessione divina, identificandoci con la forma, esclusivamente con la forma, che cediamo il nostro potere a individui, entità e sistemi narcisisti, predatori e vampirici. Questi sistemi giocano soltanto nel mondo della forma e seguono soltanto le leggi della disconnessione, ovvero la guerra. Il loro unico mezzo e metodo di vincita è la guerra, perché non hanno capacità di creazione. Non essendo connessi alla loro divinità, non sono capaci di creare, sono solo capaci di predare e consumare. Ma come fanno quindi a predare e consumare disconnettendoci dalla nostra connessione divina? Innanzitutto dobbiamo dimenticarci che noi siamo i creatori della nostra realtà. Dobbiamo dimenticarci che noi siamo esseri divini capaci di creare tutto ciò che desideriamo. Dobbiamo invece convincerci che le nostre creazioni, che la nostra manifestazione fisica nella realtà sia separata da noi, sia disconnessa da noi, sia qualcosa al di fuori, qualcosa di esterno su cui noi non abbiamo alcun potere o alcun controllo. Qualcosa che è disconnesso da noi, che è separato da noi, qualcosa che ha una sua volontà che può esserci addirittura nemica o che è caotica, che succede senza che noi ne possiamo avere comprensione, senza la nostra volontà. E quindi diventare vittime di queste condizioni esterne fuori da noi, vittime impotenti e incapaci, che quindi per poter avere qualsiasi potere devono giocare allo stesso gioco dei predatori, utilizzando armi, utilizzando violenza, utilizzando predazione. Questo gioco funziona soltanto perché noi rinunciamo, ci dimentichiamo del nostro potere creativo, lo lasciamo boicottare dai sistemi predatori, di modo che anziché creare ciò che è bene, ciò che è in linea con la nostra vera essenza divina, iniziamo a creare ciò che vogliono loro, creiamo una realtà, un mondo basato sulla violenza, basato sulla paura, basato sulla scarsità, basato
di modo che sia un mondo adatto a questi esseri, un mondo dove possono brulicare, dove possono esistere. Boicottiamo quindi la nostra capacità creativa, anziché creare ciò che desideriamo noi, creiamo ciò che ci viene indottrinato da queste entità e sistemi. E dopodiché, dopo che abbiamo creato questo mondo violento, sofferente, scarso, a questo punto crediamo al loro gioco. Crediamo davvero di non aver nessun potere, perché dovremmo creare un mondo del genere se avessimo il potere di crearne uno migliore? Ci convinciamo che davvero siamo impotenti vittime e che davvero l'unica soluzione siano le armi che ci vendono queste entità. Perché non abbiamo la capacità di creare un mondo migliore, perché ci siamo dimenticati di essere i creatori divini di questo mondo. Solo così entriamo a far parte della scacchiera, entriamo a diventare pedine di questo gioco dettato dai narcisisti, dai predatori e dai vampiri. Soltanto così entriamo a far parte del gioco. Se ci ricordiamo della nostra essenza divina, se ci ricordiamo di essere noi i creatori della nostra realtà, queste entità non hanno più alcun potere su di noi, perché possiamo a questo punto creare la realtà che desideriamo, in linea col benessere divino. Non abbiamo più bisogno delle loro armi perché possiamo creare un mondo basato sull'amore anziché sulla paura. Non abbiamo più bisogno di loro perché possiamo creare un mondo dove loro non esistono. È anche per questo che questi sistemi, entità, individui predatori si impegnano tantissimo per fare in modo di distrarci e di non ricordarci le nostre vere capacità. Ci mettono contro le nostre vere capacità. Ci fanno ridicolizzare o attaccare qualsiasi cosa che ci ricorda la nostra vera divinità, la nostra vera intelligenza, la nostra vera capacità creativa. La rendono nemica, ce la dipingono come il capro espiatorio, come la cosa che dobbiamo uccidere, la cosa che dobbiamo annientare. La dipingono come la fonte di tutto il male, proprio perché sanno che se la scopriamo e ci riconnettiamo ad essa, non hanno più alcun potere su di noi. Ed è per questo che uno dei modi in cui questi sistemi si impegnano più fortemente è mettendoci contro tutto ciò che è divino, sacro, autentico, vero, profondo dentro di noi. Con la nostra capacità magica di creare divinamente la realtà in linea con i nostri desideri e i desideri di questo universo, col suo benessere totale. Ci mettono contro le nostre vere capacità guaritive, le nostre vere capacità di saggezza e di intelligenza, dipingendoci queste cose come il nemico. Dipingendoci queste cose come il pericolo. E quindi, ironicamente, non sono proprio le persone stesse, poi, che si mettono la palla al piede, aggredendo e attaccando proprio chi e cosa più vuole aiutarle. Essere una persona che cerca di risvegliare l'umanità in questo mondo vuol dire essere il target.
di tutte queste pedine, proprio perché sono state programmate ad aggredire con violenza chiunque tenti di riconnetterle alla loro vera intelligenza, alla loro vera capacità creativa, alla loro vera capacità guaritiva, trasformativa, evolutiva, che non dipende da qualcosa di esterno, ma che è già dentro di loro. È già loro diritto universale, è già loro proprietà. I sistemi, individui narcisistici, predatori e vampirici, vogliono farvi credere che senza i loro certificati, senza i loro libri, senza i loro talismani, siete persi. Senza le loro scuole, senza le loro lauree, senza i loro attestati, i loro titoli. Non avete alcun potere, che dovete aver bisogno del loro permesso per poter agire, per poter fare, creare la realtà che desiderate, che senza i loro certificati state facendo cose pericolose, state facendo dei danni, perché non siete stati indottrinati per bene da loro. Non avete fatto il lavaggio del cervello, non siete stati riempiti di informazioni coi loro libroni, non vi siete consumati di ore e ore di lavoro per diventare i loro schiavi. No, avete osato pensare liberamente, al di fuori degli schemi, avete osato utilizzare il vostro vero potere, avete osato guarire senza le loro medicine e quindi siete criminali. Questo è il modo in cui sabotano il vostro accesso al vostro vero potere. E molti ci cascano. Ma è proprio così che possono andare avanti, è proprio così che vi possono mantenere soggiogati, facendovi credere che siete qualcosa d'altro, di un essere divino, potente creatore e capace di ogni cosa. E che avete bisogno di permesso esterno per esserlo. Con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!